Allora, buongiorno, da Italia Zulu 4, Victor Cadet Sierra, vinco quasi sempre, quasi che mi frega. Faccio questo video breve su indicazione di un utente della pagina YouTube. Penso che sia utente, mi ha scritto un commento. Marco, che mi chiede: è possibile fare un riporo per la 27 MHz, cioè gli 11 metri da banda CV? Certamente. Anzi, io gli ho risposto, il modo migliore per imparare a costruire un'antenna. Mi ha chiesto anche come poterlo realizzare. Ora, io ci ho provato a spiegarlo, ma capisco che è più complicato spiegarlo che farlo. E allora ho detto, gli faccio la lista della spesa, utilizzando proprio materiale economico, e per mettere su un piccolo dipolino, per la banda dei 27 MHz. E poi lo proviamo anche. Vediamo. Allora, prima di fare l'elenco della spesa e le modalità di preparazione della ricetta del dipolo, 2 minuti di teoria, ma proprio 2 minuti. Allora, la configurazione più semplice di un dipolo: hai i due rami del dipolo, due semplici conduttori elettrici di una lunghezza pari a 1/4 di lambda. Ok. Al centro hai il punto di alimentazione col cavo coassiale e infine il bocchettone che entra dentro il tuo CB o apparato radio, qualsiasi voglia. Ovviamente un ramo del dipolo sarà collegato alla calza e l'altro al centrale del coassiale. Questa è la configurazione che trovi su tutti i testi, su tutti, anche i manuali di istruzione degli apparati radio. C'è un problema: in questa configurazione l'impedenza del dipolo è diversa dall'impedenza del cavo coassiale. Ma noi siamo furbi e cosa facciamo? Invece di avere una configurazione del dipolo in orizzontale, creiamo una V con un angolo di circa 120 gradi. Sempre 1/4 di L, 1/4 e 1/4, e la tua linea di discesa di alimentazione al CV. In questo caso avrai l'impedenza del dipolo che è uguale all'impedenza del cavo coassiale e non avrai un disadattamento di impedenza. Io ti do un consiglio di guardare i video della pagina del collega radioamatore, se non si offende se aggiungo collega, Italia Zulu 2 Uniform Foxtrot. Italia Zulu 2 Uniform Foxtrot. Tratta molto bene questi argomenti sia dal punto di vista teorico e poi sono sempre accompagnati da esempi pratici. Allora, abbiamo detto che i bracci o rami del dipolo sono pari a 1/4 della lunghezza d'onda. Bene, e quanto li faccio lunghi? Allora, la frequenza in cui opera la banda CB spazia fra 26,875 MHz per arrivare fino a 27,245 MHz. Il centro banda è grosso modo 27,06, non grosso modo, è proprio questo, MHz, e grosso modo corrisponde al canale 9 che è 27,65, quindi canale 9. Questo è il centro banda della banda CB, scusate il gioco di parole. Ok, io ho la frequenza e la lunghezza d'onda. Beh, il lambda, cioè la lunghezza d'onda, brutalmente 300 fratto la frequenza espressa in MHz. In questo caso avrò una lunghezza d'onda di 11,08 metri pari a 2,77 metri. Quindi 1/4
corrisponde a 2,77 metri. C'è una cosa da dire, questa è la lunghezza d'onda reale, ma non corrisponde alla lunghezza fisica dell'antenna, ovvero l'antenna sarà leggermente più corta in funzione di un parametro K che è tipico per il materiale con cui è costruita l'antenna. Ora, tutti questi calcoli possiamo evitarci tanti problemi, tante difficoltà e tante possibilità di errore utilizzando radio utilitario. Metterò il link in descrizione, ma se uno fa una ricerca proprio scrivendo radio utilitario compare immediatamente il software che ti dà modo di calcolare la lunghezza del braccio del dipolo in funzione della frequenza. In questo caso la lunghezza è circa 2,63 metri. La lunghezza è leggermente più corta in base al tipo di configurazione che io realizzo per il dipolo. Col dipolo in orizzontale 2,63 metri, col dipolo a V i rami del dipolo sono leggermente più corti, ma in questo momento io mi preparo due spezzoni di cavo di 2,70 metri e vado via tranquillo, c'ho spazio per tagliare. Ah, ricordatevi, a tagliare si fa sempre in tempo. Avrei bisogno di cavo elettrico, in questo caso guarda il materiale di recupero preso da una prolunga di un decespugliatore elettrico, pensa a te. La sezione deve essere 0,5, non importa, l'importante è che abbia sufficiente resistenza meccanica alla trazione, che sopporti quei 10 kg, 15 quando tu metti in tensione il dipolo, ecco, proprio per star sicuri. Alcuni metri di cavo coassiale RG58 con un PL già in sede e l'altro capo ovviamente tagliato, e poi vedremo cosa ci faremo. E vabbè, forbici, io ho sempre il mio inseparabile Victorinox che mi accompagna da quasi 40 anni. Nastro isolante, qualche fascetta e un saldatore e poi qualcosa di strumentazione e lì ti darò delle indicazioni. Allora, radio utilitario mi dà come lunghezza degli elementi del dipolo pari a 2 metri e 62 centimetri. Allora, in questa fase, e soprattutto lavorando in HF e non in GHz, insomma si può andare un po' all'ingrosso. Allora, lui mi dice 2 metri 62, io calcolo circa 2 metri 70 per stare sicuro. Allora, 1 metro, 2 metri, 3 metri qui, quindi 2,30, 2,60, 2,75 e taglio. Avessi una forbice seria. Ora, qui invece va prestata attenzione. Devo realizzare i due rami del dipolo perfettamente identici. Ok, okay, prendo il cavo coassiale, il capo senza il connettore e lo sguaino per un paio di centimetri. Sì, lo so, non bisognerebbe utilizzare il coltello. Ecco fatto. Questo è un cavo coassiale veramente economico, eh?
la calza e il centrale. Ok, stessa cosa per i bracci dell'antenna. Sguaino per la stessa lunghezza. Circa un centimetro. E intanto il saldatore si scalda. Allora, lavorare così in piedi è un casino. Uno fatto. Ok, e ora il coassiale. Come vedrete ho tagliato in modo leggermente diverso. Ok. Vediamo che siano effettivamente due rami del dipolo, che non sarebbe neanche la prima volta che lo salda ad anello. Allora, questo è uno, sì, ok. Termoretraibile. Ok. Non farmi incazzare. Fatto. Allora, ok, fatto le saldature, messo due pezzettini di termoretraibile, nastrato, e adesso metto una fascetta poco sopra le saldature. Ok, cavo coassiale, ramo del dipolo e ramo del dipolo. Però adesso bisogna fare una piccola aggiunta. Allora,
Il cavo coassiale è una linea bilanciata. L'antenna, il dipolo, è una linea sbilanciata. Oddio, l'antenna funziona, non hai nessun problema. Però visto che è molto semplice da realizzare, costruiamo un balloon choke. Viene sempre in aiuto radio utilitario. Per la frequenza dei 10 metri, dei 28 MHz, cioè dei 10 metri, consiglia un tratto di cavo coassiale RG58 avvolto per una lunghezza di 1,20 m, se non ricordo male. Dunque noi operiamo sugli 11 metri, quindi allunghiamo leggermente la lunghezza di questo cavo coassiale avvolto, invece che 1,10 m, circa 1,25 m, 1,30 m. Cambia poco. Allora, ok, il balloon choke realizzato. Io per realizzarlo utilizzo una bottiglietta dell'acqua minerale, serro le spire, le blocco con del nastro, poi apro la bottiglietta e le spire si riescono a sfilare facilmente. Allora, abbiamo detto circa 1,30 m di cavo coassiale RG58 avvolto in aria. Vanno a costituire il balloon choke. Per procedere alla taratura del dipolo bisogna utilizzare il rosmetro. Questo è il modello più economico. Ha due connettori, un'entrata per il trasmettitore e un'uscita tra virgolette per l'antenna, un indicatore che mi rappresenta il valore del rapporto onde stazionarie, va tarato prima di operare, ha lo svantaggio che necessita di un trasmettitore ovviamente, e bisogna operare con attenzione perché nella fase iniziale tu hai un'antenna fortemente disadattata e quindi un rapporto di onde stazionarie è presumibilmente molto alto e quindi bisogna operare con una certa attenzione. Costano molto poco. Altra scelta è un analizzatore d'antenna della MFJ. Questo non necessita del trasmettitore, opera se non ricordo male questo modello qua da 1,8 a 170 MHz e quindi molto comodo, molto preciso, costoso, ingombrante, però strumentazione classica. Oppure il mitico Nano VNA. Questo, come la MFJ, non necessita di un trasmettitore, molto economico, si trova su Amazon intorno ai 30 euro, su eBay intorno ai 18-20 euro e mi dà il valore di onde stazionarie e impedenza dell'antenna. Ah, importante, anche l'MFJ mi dà il valore di onde stazionarie e impedenza, il Nano VNA mi dà tantissimi altri parametri e ha tantissimi altri scopi, mentre un rosmetro classico, come dice il nome, mi misura solo il ROS, il rapporto onde stazionarie. Comunque, a prescindere dell'apparecchiatura che vai ad utilizzare, ti consiglio di guardare il canale YouTube di Italia Uniform 2 Italia Kilo Eco, dove dà una bellissima e dettagliatissima spiegazione dell'utilizzo del rosmetro, il rosmetro classico, molto comoda, molto spiegata veramente bene. Ci dai un'occhiata eventualmente se tu avessi a portata di mano un rosmetro e fossi in difficoltà nell'utilizzarlo. Allora, l'antenna montata, pronti per la taratura. Qui abbiamo, si vede, la facciamo, se qui abbiamo l'isolatore con un braccio del dipolo e il centrale. Allora, il centrale collegato a circa
3 metri da terra, il braccio del dipolo con un isolatore, ma non è necessario, basterebbe anche un nodo, uno, e l'altro qui. Ora procediamo alla taratura. Sappiamo già che devo tagliare abbondantemente, infatti ho detto che io l'ho realizzata per 27.06 e iniziamo a tagliare, mi raccomando, in modo asimmetrico. Allora. Sì, perfetto. Invece dell'isolatore di plastica, proprio per semplicità, un piccolo nodo sul cordino a gas adamante e poi un nodo semplice del braccio del dipolo. Prova sul campo con un Intec, penso sia omologato, ma vabbè, ce ne faremo una ragione. Canale 9, così come è stata centrobanda, così come è stata tarapalantena. Danny Boy chiama Fioretto, Danny Boy chiama Fioretto, padre guardiani in ascolto, cambio cambio. Guarda, proverei molto volentieri, ma questo apparato radio era nello scatolone da riparare e infatti c'è la tastiera che non funziona. QSL? Guarda, se mi dai un minuto di tempo, tolgo il dipolo, monto lo stilo e vediamo se ti arrivo. Roger, Roger. Fioretto chiama Danny Boy, Fioretto chiama Danny Boy, cambio cambio. Anch'io ti ho perso, un attimo, un attimo. Ho rimesso il dipolo, cambio cambio. Sì, sì, da 0 a 9 più 10 praticamente poco più di niente. Va bene. Ti ringrazio molto, Italia Radio 2, qui operatore Kowalski, 59 QSL 9 a Burò, grazie. Ciao, ci sentiamo dopo. Ciao Graziano.